Eccomi a Tebe. Il figlio di Zeus, Dionso. Semele mi ha partorito un giorno lontano. Semele, la figlia di Cadmo. Ho percorso i campi dalle infinite ricchezze, dei lidi e dei frigi. Attraversato le pianure di Persia, sferzate dal sole. Le terre tempestose dei Medi e la rabbia felice. Tutta l'Asia che si estende di fronte l'acqua salsa del mare. Dove si ergono maestosi torri, le città in cui barbari e greci si confondono. E ora sono venuto qui, in questa città, Tebe, dopo che ovunque ho istituito le mie danze e i miei misteri. Per rivelarmi, Dio! Dio agli uomini! Qui ho fatto risuonare le stelle di vita di questa città! Qui ho impugnato la spersa della follia! E ho spinto le loro donne fuori dalle loro case, lontano dai loro uomini! Le ho costrette ad indossare l'abito degli eriti sacri, a stravolgere la città di Tebe. E ora abitano la montagna tra rocce che non hanno tetto. Perché le sorelle di mia madre blasfemavano che io, Dioniso, non ero figlio di Zeus! Da un uomo mortale, ma Zeus aveva riportato il suo nome. E ora che il re Cadmo ha trasmesso l'onore e il potere nelle mani del giovane Penteo, lui che in me combatte gli dei tutti. Nome mai e nelle loro preghiere. Questa città deve capire che mi deve adorare. E se il suo giovane re Penteo proverà a scacciare le donne dal monte, io gli darò battaglia al comando di un esercito di donne folli. Thank you.
dalla terra dell'Asia. Accorro per Dioniso, un dolce tormento, e la fatica non è più fatica quando invoco il mio Dio. Su ogni bocca si impregna la santità del silenzio, ed io canterò gli inni da sempre sacri al mio Dio. Dioniso, beato chi vive nella sua grazia e conosce i misteri divini. Beato chi santifica la sua vita consacrando l'anima al Tirso. Beato chi celebra il culto di Bacco, chi scuote il Tirso incoronato d'Edera e si fa servo di Dioniso. Oh Tebe, che hai cresciuto semele, madre di Dioniso, in corona di Dede al capo. Oh Tebe, che hai cresciuto semele, madre di Dioniso, danza nei riti di Bacco con rami di quercia e d'abete. Impugna il Tirso violento, adorna la tua veste con fiocchi da candida lama. Presto danzerà tutta la terra. Dioniso è dolce quando sul monte è in caccia del sangue del capo. Soltanto noi ragioniamo, gli altri non capiscono.
Giusto, non temo gli dèi, io che sono nato per morire. Giusto, di fronte agli dèi non servono sofismi. Il Dio non fa differenza tra il giovane e il vecchio. Da tutti vuole essere adorato. Ecco, entra nella Regia Pente, il nipote a cui ho donato il mio regno. Prepara, venire. Eccoti, Piave. Il padre e mia madre che agita il Tirsa e fa il baccante insieme a Tiresia. Mi vergogno di vedere la vostra vecchiaia impazzita. Tuttavia, questa etera vibra tuono al Tirso, padre di mia madre. Le nostre donne hanno abbandonato la loro casa. Vagano tra i monti, sulle montagne. Cercano con la danza questo nuovo dio, Dioniso, chiunque gli sia. Alcune le ho già catturate, strette in catene, custodisco i guardiani al carcere. Altre sono sfuggite, ma le stanerò da nulla. Vorrò smettere subito questo perverso baccanale. Racconterò anche che in giro è arrivato uno straniero, un mago, un incantatore che viene da me. Prenderò sotto questo tetto e strapperò prima dal collo. Va raccontando in giro che io mi sono un dio. Non meritano forse in piccagione queste tremende pietà, chiunque sia lo straniero. Ah, e tu, Tiresia, tieni gioco a tutto ciò. Perché questo per te. Portare un nuovo dio tra gli uomini e guadagnare di rilancio sulle viscere di volare. Se tu non fossi vecchio, saresti già in catene insieme alle bacche. Più nulla di sano, vi dico, rimane il culto divino. C'è ragione nelle tue parole. Non c'è farmaco che possa guarirti. Tu sei pazzo, vieni con noi. Non mi tocca. Andate a danzare per il vostro patto, ma non contagiatevi con la vostra follia. Disgraziato, tu non sai quello che dici. Tua donna è pazza e dice pazzie. Andiamo e preghiamo per lui, che il Dio non t'abbia a colpire con qualche sciagura in attesa. Andiamo, vecchio mio. Sorreggi il mio corpo, che io sorreggo il tuo. Siamo vecchi e sconveniente cadere, ma si deve andare. In nome di Bacco, si deve andare! Guardie dove quest'uomo fa il dio. Sparpagliate per la città, seguiranno le tracce dello straniero che diffonde la peste tra le mie donne. Quando l'avranno catturato, lo porteranno qui, in catene, e lo condannerà a morte per lapidazione. Tebe vedrà, per mano mia, un avaro baccanale. Thank you.
o chiedersi il mondo cos'è. Insegue il presente, qui il tempo futuro non c'è. Il mondo cos'è? Insegui il presente, qui il tempo futuro non c'è. Lucenti come il vino e sorridendo mi invitava a legarlo e a portarlo via. Fermo e impassibile mi ha reso facile il compito. Ma le baccanti, che erano già nelle tue mani, quelle che hai chiuse in catene nelle prigioni pubbliche, si sono dileguate. Danzano libere sulle montagne, invocando il dio Bacco. Come è stato possibile? Perché? Le catene strette intorno ai piedi si sono sciolte da sole. Le porte delle celle si
si sono aperte e senza che nessuno le toccasse. Liberi le mani. È la Lidia. E come ti è venuto in mente portare in Grecia questi tuoi misteri? Figlio di Zeus, Dioniso, mi ha mandato qui. L'ho visto in sogno o con i tuoi occhi? Io lo vedevo. E lui vedeva me. Mi inventa ambiguo. Vuoi accrescere la mia curiosità? Sei visto il tuo Dio con chiarezza? Com'è? Come gli pareva. Continua a dire nulla. A chi sragiona, chi dice cose sagge, sembra pazzo. Le tue cerimonie sacre celebri di giorno o di notte? Di notte? C'è qualcosa di sacro nell'oscurità. Per le donne ci sono più che altro insidie e morbosità. L'immoralità esiste anche di giorno. Pagherai per questi tuoi maliziosi sofismi. E tu dovrai pagare l'ignoranza e l'impietà verso il Dio. Mi chiuderò dentro la prigione. Il Dio in persona mi libererà. Anche ora è qui presente e vede le mie sofferenze. E dove? Io aguzzo gli occhi, ma non vedo nulla! Tu sei empio, per questo non lo vedi. Portalo via! Quest'uomo non rispetto né per me né per te! Io sono più potente di te. Cappa, tu non sai cos'è la tua vita. Non sai né cosa fai né chi sei. Sono Penteo, figlio di Agave. Nel tuo nome è già scritta la tua infelicità. Vattene. Pagherai per questi oltraggi. Verrà Dioniso, il dio che per te non esiste, a presentarti il conto. Con le ingiustizie che fai a me, è lui che metti in catene! Perché non difendi il tuo nome, il tuo onore?
si mescolerà, scorrendo per le strade di questa città. Non avrai nessuna pietà. Grida, mio Dio, la tua libertà. Figlio di Zeus, vieni, Dioniso, ferma la violenza di Penteo. Penteo è rivale degli dèi. Oh, figlio di Zeus, vieni in nostro aiuto. Torna tra noi. Ferma la violenza di Penteo. Guardate, ciò viene il Signore. Il figlio di Zeus. Donne, la paura di non vedermi vi ha sconvolte a tal punto. Su, via, alzatevi, non tremate, abbiate fiducia. Dopo tanta angoscia godo nel vederti, dopo tanta desolata solitudine. Ma vi siete perse d'animo quando voleva montarmi nelle prigioni oscure. Credeva di legarmi. E invece non mi ha neanche sfiorato. Ecco l'uomo. Come fai a apparire qui davanti alla reggia? Come hai fatto a uscire? Chi ti ha liberato? Colui che dona all'uomo la vite, carica di grappoli. Chiudete tutte le porte a città! È un ordine! Non sai chi libera il palazzo anche le mura? Guarda, ascolta quegli uomini che vengono dalle montagne per annunciarti qualcosa. Penteo, sovrano nostra. Siamo appena scesi dal monte Ciderone, dove mai si offusca il lampeggiante splendore della Canda Neve. Perché tanta fretta? Che notizie portava? Abbiamo visto le nostre donne che sono uscite dalle nostre case, sversate da fuori! Guidavamo al monte le mangue dei buoi, nell'ora in cui il sole fa bagnare i suoi raggi e scalda la terra, quando abbiamo visto tre gruppi di donne. Uno? Lo guidava tua madre, Arabe! Sì, si erano abbandonate al sonno e poggiamo la schiena alle fronte di un abete. Appena dove erano visti, essi hanno aperto gli occhi e si sono alzati in piedi. Mia moglie, che a casa aveva appena partorito, era là, che allattava un cucciolo di lupo. Un'altra ha colpito la pietra ed è sgorgata una sorgente d'acqua fresca. Sì. Un'altra ha smosso il suolo con le mani e là zampillava una fonte di vino. E chi voleva del latte scavava il terreno con le dita e là si dissetava con il liquido bianco. Io ho gridato, catturiamo Agave, la madre di Metteo, strappiamola ai riti di Dioniso, portiamola a me. A me sembrava una buona idea, appostarci nascosti, pronti ad agguato. Ad un certo punto, con un balzo, tua madre Agave mi capita vicino. Io vado per afferrarla, ma lei urla: mie cagne veloci! Questi uomini ci danno la caccia! Avanti, avanti! Sbraniamoli! Noi lì siamo fuggiti e loro si sono avventati sui nostri bovini. Che stanno volendo? Una donna tirata le braccia! Una vacca! La cenata in due pezzi! Le altre squartarono le ritene, le loro zampe e i loro zoccoli volarono da ogni parte. Brandelli di carne pendevano le rami, consolando sangue! Ho capito, ho capito. Andate via. Guardate, ascoltate, non devi levare armi contro il Dio. Il Dio non ti permetterà di scacciare le barcanti dal monte. Smettetela di darmi lezioni! Non ti infuriare. Tu sei un uomo. Le barcanti che stenderanno gli scudi di bronzo. E come? Le tue donne, senza usare le armi. Ah, volete prepararmi una trappola? Vuoi vedere tutte le tue donne riunite sul monte? Lo voglio, lo voglio. E com'è che sei caduto preda di questo irresistibile desiderio? Proveresti il piacere nel vedere questo spettacolo doloroso? Sì, voglio vedere. Ma ti troverà, anche se ti nasconderà. Allora me ne starò in bella vista. Allora ascolta lo straniero. Lui. Indossa il vestito di
diventerò donna? Perché non ti uccido, vedendo di nuovo? Hai ragione, sei astuta. È Dioniso, è lui che mi sa. D'altronde ti metterò un tizio nelle mani e sarò la tua guida. Andrò a casa e prenderò decisione. Ora vado. Ora vedrò se prendere le armi e partire. No. Oppure se è retta così o straniero e vestirmi la vacca. Il portamento di Agra.
Mia madre! Vedendo te mi sembra di vedere lei. In casa ho girato la testa, ho fatto la baccata. Ora, risistemati però. Prendo dalle vostre labbra. La cintura ti è rallentata. E le pieghe del vestito non ti scendono dritte fino alle caviglie. Hai ragione, qui sul piede destro. Da quest'altra parte invece il vestito scende giù a filo sul tallone. Il tisso devo tenere la mano destra o in quest'altra? Ma nella destra. Sono così contento che cambia il tuo modo di ragionare. Prima la tua mente era malata. Ora è. Prendiamo le spade! No! Vorrei distruggere le sedi delle ninfe. Hai ragione. Non bisogna combattere le donne con la forza. Mi nasconderò tra gli abeti. E tu mi condurrai per la città di Tebe. Io sarò l'unico uomo. L'unico che ha il coraggio di osare. Penteo! Penteo! Seguimi, vieni con me. Penteo, Penteo, io sono il tuo salvatore, la tua guida. Qualcun altro ti riporterà indietro. Penteo, seguimi. Penteo, seguimi, vieni, vieni con me. Io sono la tua guida, il tuo salvatore. Vieni, vieni, Penteo. Seguimi! Qualcun altro ti riporterà indietro. Thank you.
fatto a pezzi. Dov'è il vecchio mio padre? E vecchio mio figlio dov'è? Andate a chiamarlo! Voglio vederlo! Chi me lo porta qui? Lo capirai quello che hai fatto, sentirai un dolore tremendo. Se invece restare in eterno con questo vecchio di giorno, non farai felice. Almeno non saprai soffrire. Cosa non va bene? Cosa gli ha dolore? Quale figlio ti è nato in casa dal tuo sposo? Vecchio, è nato dall'amplesso tra me e suo padre. Di chi è il corpo che porti? Di un leone! Osserva attentamente. Non è fatica il guardare. Cos'è questo corpo? Cosa vedo? Guarda bene. Capirai. Vedo un dolore tremendo. Chi l'ha ucciso? E questa per te una triste vita. Parla! Tu lo hai ammazzato, tu e le tue sorelle. No! Guardava. Figlio, che eri un sostegno per la mia reggia. Figlio nato dal mio corpo, che incutevi paura e rispetto alla tua città. Nessuno avrebbe osato oltraggiare tua madre. Bastava guardarti per capire che avrebbe meritato la giusta punizione. Con la tua mano. Non parlerai più, figlio, a tua madre. Non la stringerai più! Ora, io sono una sventurata. Un'infelice da compiangere. Qualcuno che non ha rispetto per le divinità. Guardi la morte di costui e impari a credere agli dèi. Se c'è qualcuno che non ha rispetto per le divinità, guardi la morte di costui e impari a credere agli dèi. Innumeri le forme del divino, innumeri i miracoli operati dagli dèi. Niente si crea da ciò che è atteso, ma un Dio conosce sempre la via dell'inatteso.
ringraziamento doverosissimo a questo teatro, perché veramente è stato di un'accoglienza dove poche volte può accadere. Quindi io vorrei ringraziare Mauro, lo splendido applauso. Quindi è lui il mio ex macchina, eccolo là! Quale teatro? Lo conosco per Filippo, intanto è, però ecco, il cognome adesso mi sfugge, ma insomma è Filippo per me. È un grande direttore perché appunto veramente ha consegnato il teatro, ci ha dato cose che non era previsto e, come dire, dovuto che potessimo avere, quindi questo grande di conoscenza e grande gratitudine. Speriamo che prosegua così questo teatro, che sapete che a giugno terminerà la gestione secondo il bando già stabilito dalla precedente giunta. Naturalmente nulla si sa di quello che accadrà, perché nulla si sa, quindi speriamo però che qualcosa accada e che questo teatro possa proseguire la propria attività in un territorio come questo, dove mi voglio dirlo, è una nota polemica che non riguarda il teatro, ma riguarda le altre sfere, diciamo così. Il teatro ne fa solo le spese. Pensate, questo teatro è stato voluto nell'amministrazione ormai di 20 anni fa, quando si aveva l'intenzione, l'utopia forse, di portare la cultura nelle periferie, o quantomeno di creare delle condizioni dove in periferia non ci fossero soltanto le ginserie e qualcosa d'altro. Ci fosse cioè un teatro, qui sono venuti grandi attori, ma i grandi attori sono anche in centro, qua si è fatto laboratori, si fanno laboratori, tuttora si continuano a fare laboratori, in un territorio dove se, come dire, la statistica ha un senso, essendo in molte case a edilizia sociale, presumo che ci siano anche molte disabilità, perché uno dei canoni per avere diritto all'edilizia sociale è anche avere delle disabilità in famiglia. Ergo, ci saranno, immagino, più disabili che al quartiere Trieste in questo luogo. Ebbene, è stato pensato questo teatro insieme al teatro Torbella Quarticciolo e Ostia Lido. Quarticciolo è l'unico teatro accessibile completamente ai disabili, sia dalla parte del pubblico che anche dalla parte della platea. Non perché siano molti gli attori disabili, ma perché sono molte le persone che in un quartiere come questo, partecipando al laboratorio eccetera, avranno poi la necessità di fare un quadro scena. Qua ci sono molte scuole, quindi presumo che questo teatro, anzi è così, viene utilizzato dalle scuole. Bene, questo teatro è stato progettato con un ascensore, perché giustamente siamo un paese civile e organizzato. L'ascensore c'è, il motore c'è, la cabina c'è, non c'è il collaudo. 20 anni che manca il collaudo. Naturalmente il solito buon samaritano, perché l'Italia va avanti attraverso questo elemento, no? Del buon samaritano, che Dio ce lo conosceva sempre. Un amico, un parente, un conoscente di uno di noi, ricco impresario edile, ha dato le proprie palanche, nel senso non palanche in senso di soldi, ma ha dato le palanche, cioè gli scivoli che permettono ai propri carri, ai propri gru, di salire sui propri campi. Ha portato il camion, ha portato due operai, anzi vorrei pure ringraziarlo se fosse presente, e ha dato la possibilità a due ragazzi di partecipare a questo spettacolo, che diversamente non avrebbero potuto partecipare se non in quelle cose un po' da dopoguerra, caricandosi di spalle, portando qua, aiutando un gino che fa culturismo a venire a portare 50 kg di carrozzenso all'italiano. Bene, magari speriamo che la Caris nella sua forza, nella sua potenza, riesca a smuovere magari, no, le amministrazioni del territorio, perché chissà, mettere una firma, chissà, ce la faremo? Speriamo. Speriamo. Questo esce in scena così, no? Rispetto al protocollo, se ci
sono cose da dire, è il momento. Vieni, vieni, Gianni, vieni. E gli attori, diciamo, intanto non potrebbero comunque incontrarsi, non avrete il tecnico. Quindi se c'è qualcosa da dire, insomma, ce l'abbiamo ancora tutti. No, non dire nulla. Bene, stai zitto. Ci penseremo. Bene, allora diamo l'appuntamento magari alla prossima volta, con l'ascensore magari il prossimo anno, chissà.